Qui nella mia mano destra ho uno Xiaomi Redmi 5 Plus e qui invece nella mia mano sinistra c'è un altro Xiaomi Redmi 5 Plus. Due telefoni identici a livello di caratteristiche hardware ma che differiscono tantissimo per il software. Da una parte il telefono è stato moddato avendo adesso una versione di Android molto vicina a quella dei dispositivi Pixel e dall'altra invece il telefono è rimasto non toccato con una versione di Android identica a quella che troviamo quando compriamo il dispositivo. Quando faccio il modding di un telefono, infatti, mi chiedete spesso se si hanno soltanto veri miglioramenti e soprattutto se vale la pena o no fare la procedura. E quindi voglio provare a rispondere a queste domande andando a fare un confronto fra due telefoni praticamente identici ma con esperienze software radicalmente differenti. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto per altri video come questi, sapete già che cosa fare, lasciate un like a questo video. I telefoni protagonisti di questo video sono due Xiaomi Redmi 5 Plus identici a livello di caratteristiche hardware, infatti presentano entrambi 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage, sono quindi rispettivamente dei modelli base di questo telefono. Il primo dispositivo è uguale a quello che magari avete voi nel momento in cui lo avete acquistato da qualsiasi rivenditore online. Arriva con a bordo una versione di Android altamente personalizzata da Xiaomi che si chiama MIUI, nella sua versione 9.5, con gli ultimi aggiornamenti ha anche ricevuto qualche bug fix, basata però questa versione su Android 7.1.2 Nougat, quindi una versione di Android non particolarmente recente. Il telefono con questa versione comunque funziona davvero molto bene, l'esperienza d'uso di uno Xiaomi Redmi 5 Plus secondo me è davvero eccellente, soprattutto considerato il prezzo di questo dispositivo. Il secondo Xiaomi Redmi 5 Plus invece è stato pesantemente modificato. Ho sbloccato il bootloader, ho cambiato la recovery, ho installato una nuova ROM che è basata sull'esperienza stock di Android in salsa Pixel. In pratica è molto vicina a quella che Google considera come Android base, però andando a mettere le personalizzazioni che l'azienda stessa pone sui propri dispositivi Pixel. Il risultato di questa personalizzazione avanzata è un software decisamente diverso rispetto a quello degli Xiaomi, che però appunto ha un'esperienza d'uso completamente differente e alcuni vantaggi e altri svantaggi che vediamo appunto all'interno di questo confronto. Ho voluto quindi fare dei confronti fra i due dispositivi basandomi su 5 argomenti chiave. Il primo è l'argomento della velocità, per capire se un telefono moddato è effettivamente più veloce di un telefono che ha il suo software montato a bordo di default. Il secondo argomento di confronto è stata ovviamente la fotocamera, per capire se questa benedetta Google Camera fa effettivamente miracoli o meno. Il terzo argomento è stato quello della batteria, per capire quale dei due dispositivi alla fine ci portava meglio a fine giornata. Il quarto argomento è quello della sicurezza e quindi se effettivamente i nostri dati sono più al sicuro con un telefono moddato o su un telefono che non è stato minimamente toccato. Infine il quinto per quanto riguarda l'esperienza d'uso. Iniziamo subito vedendo quelli che sono i confronti di velocità fra i due dispositivi, dove vi assicuro ci sono delle sorprese. Infatti, ci sono delle cose dove il telefono stock è veramente più veloce rispetto al telefono moddato, e poi ci sono dei confronti dove in realtà la situazione si ribalta. Facciamo un esempio: durante la fase di accensione del dispositivo è interessante notare come il telefono moddato si accenda decisamente più velocemente rispetto al telefono non moddato, e questa per me è un po' una sorpresa. Se però si va a fare un confronto dei tempi di apertura delle applicazioni, magari facendo un test simile a quello che vi sto mostrando, andando ad aprire in sequenza un gruppo di applicazioni piuttosto diverse fra di loro, si nota che a questo punto tendenzialmente il telefono con il software stock tenderà a essere un pochino più veloce rispetto al telefono con software moddato. Questa è una cosa che mi ha sorpreso perché nell'utilizzo quotidiano tendenzialmente il software moddato tende ad avere una sorta di fluidità maggiore che invece non noto nella MIUI. Se quindi le applicazioni si aprono un po' più velocemente sul telefono con la MIUI a bordo, devo dire che a livello di multitasking i 3 GB di memoria RAM vengono gestiti praticamente nella stessa maniera. Infatti, andando a riaprire le applicazioni aperte in precedenza, noteremo che i tempi di caricamento sono praticamente identici e quindi a questo punto i due telefoni si comportano nella stessa maniera. Un altro test davvero molto interessante è quello dei benchmark. I benchmark sono dei test sintetici che ci permettono indicativamente di capire le prestazioni di un dispositivo. Tendenzialmente, a parità di hardware, i risultati dei benchmark dovrebbero essere uguali fra i due dispositivi, ma questa cosa appunto non si verifica. Infatti, il telefono moddato tende ad avere delle prestazioni dei benchmark decisamente superiori rispetto ai benchmark effettuati nella stessa condizione d'uso sul telefono con il software stock MIUI a bordo. Un test in 3D infatti ha evidenziato come il telefono moddato riuscisse a dare dei numeri di fotogrammi decisamente più elevati rispetto al telefono non moddato, e questo si traduce in maggiore fluidità e punteggi più elevati. Questa cosa però mi ha sorpreso perché
Se è vero che i benchmark vanno effettivamente meglio sul telefono moddato, quando poi si va a fare un test reale di gaming fra i due dispositivi si tenderà a notare un frame rate praticamente identico. Forse qualche telefono un po' più fluido in un livello, l'altro invece magari un po' più fluido in un gioco in particolare, ma tendenzialmente l'esperienza di gaming con Asphalt 9 che ho potuto provare su questi due dispositivi devo dire che è praticamente identica fra i due telefoni. Lo Xiaomi Redmi 5 Plus è poi un telefono dotato di lettore di impronte digitali per lo sblocco, ma ho potuto notare che il modello con MIUI a bordo è decisamente più veloce a effettuare il riconoscimento del dito. Infine, l'ultimo test che ho voluto fare è quello di uno speed test del Wi-Fi per capire chi agganciasse meglio la rete Wi-Fi di casa mia. Qui devo dire che il test è stato abbastanza inconcludente perché in alcuni casi vince un telefono e in alcuni casi vince un altro, ma secondo me tendenzialmente il dispositivo con MIUI tende a dare risultati leggermente superiori rispetto al telefono moddato. Il primo gruppo di test relativo alle prestazioni dei due dispositivi secondo me non ha dato un chiaro vincitore, infatti talvolta se la cava meglio il telefono con MIUI a bordo e talvolta invece vince alla grande il telefono moddato, ma c'è invece un comparto dove secondo me vale la pena appunto andare a modificare il proprio dispositivo perché appunto il telefono moddato tende a dare risultati decisamente più soddisfacenti e mi sto ovviamente riferendo alla fotocamera. Sebbene non ci sia nulla di malvagio nella fotocamera dello Xiaomi Redmi 5 Plus, va detto che il software di Xiaomi risulta essere sempre non all'altezza delle aspettative e della qualità del sensore integrato all'interno di questi dispositivi. E ancora una volta la modifica con la Google Camera permette di tirare fuori dei risultati decisamente più interessanti a parità di hardware. La Google Camera, che è poi l'applicazione fotocamera prelevata dai Google Pixel, ha degli algoritmi di HDR decisamente superiori rispetto a quelli che troviamo all'interno dello Xiaomi Redmi 5 Plus. Il risultato di questa cosa si nota alla grande, infatti, tendenzialmente qualsiasi foto scattata con il telefono moddato avrà una qualità superiore rispetto alle foto che possiamo scattare con il telefono con MIUI a bordo, e questa cosa praticamente accade sempre. A livello di opzioni poi le due applicazioni fotocamere sono piuttosto simili, ma devo dire che apprezzo di più l'interfaccia della Google Camera, che è un po' più semplice da utilizzare. Inoltre l'applicazione di Google ci permette di ottenere anche la cosiddetta modalità ritratto con una sola fotocamera, che come sempre funziona davvero molto bene su qualsiasi dispositivo dove ho potuto installare la Google Camera, e questo Redmi 5 Plus non fa eccezione. Un altro comparto dove è difficile trovare un vero e chiaro vincitore è quello della batteria. Infatti i due dispositivi, sia che siano stati moddati o meno, tendono a comportarsi nella stessa maniera nel momento in cui si parla di autonomia. I due dispositivi tendono infatti ad avere una durata praticamente equivalente fra i due. Nel momento in cui magari si ha un utilizzo più intenso, il dispositivo di Xiaomi tende a dare qualcosina in più, invece nel momento in cui magari si fa un utilizzo più blando e si usufruisce di più dello standby, allora forse il telefono di Google, con il software di Google, tende a darci qualche soddisfazione in più. A livello di autonomia generale però è difficile trovare un vero e proprio chiaro vincitore. Per quanto invece la riguarda la ricarica, anche qui nessuna differenza. Collegate il cavetto micro USB, in circa un'ora e mezzo, due, avrete ricaricato l'intera batteria. E parliamo poi di sicurezza. Quale dei due dispositivi ci dà più tranquillità durante l'uso quotidiano? Se da una parte abbiamo un telefono moddato che ha l'ultima versione di Android a bordo con soprattutto le ultime patch di sicurezza, mentre sto parlando sono quelle di luglio 2018, dall'altra abbiamo un software un po' più vecchiotto basato su Android Nougat con delle patch di sicurezza decisamente più anziane. Quindi paragonando soltanto questa cosa verrebbe da dire che il telefono moddato è più sicuro rispetto al telefono non moddato. Bisogna però fare una distinzione importante: il software della mod è un software prelevato da internet che qualcuno potrebbe avere anche tendenzialmente manipolato e magari aver messo all'interno qualche cosa che non ci piace, quindi in quel caso bisogna fare doppiamente attenzione a quello che stiamo installando all'interno del dispositivo. Inoltre, per mettere questa mod sul telefono bisogna effettuare tutta una serie di procedure, fra cui lo sblocco del bootloader, che potenzialmente rendono il dispositivo meno sicuro rispetto al telefono che non è stato toccato. Anche qui a livello di sicurezza mi viene da dire che non c'è un chiaro vincitore, anche se tendo a dare la palla, il vantaggio al telefono moddato, perché queste mod vengono stracontrollate dalla community e soprattutto il fatto di avere l'ultima versione di Android a bordo con le ultime patch di sicurezza mi tranquillizza un po' di più. Ma infine, a livello di esperienza d'uso, quale dei due telefoni se la cava meglio? Beh, secondo me a livello di piacevolezza si parla di un chiaro vincitore, cioè del telefono moddato con la Pixel Experience. Infatti questa ROM è davvero molto bella sia a livello estetico sia a livello funzionale, anche se bisogna riconoscere quelli che sono gli innegabili vantaggi del software non moddato con MIUI.
Infatti, quando si tira fuori il telefono dalla scatola e si accende per la prima volta un Redmi 5 Plus con MIUI a bordo, noteremo che è un software piuttosto completo, piuttosto ricco di funzioni, quando invece il telefono moddato è davvero molto, troppo minimal in certi contesti d'uso e bisogna poi agire noi attraverso il Play Store per andare a scaricare tutto quello che manca. Inoltre apprezzo tantissimo il fatto che a bordo della MIUI ci sia un set di gesture che ci permette di navigare il sistema operativo con grandissima facilità, cosa totalmente assente da Android stock, e bisogna anche riconoscere quella che è la difficoltà nel poter installare una ROM del genere su un dispositivo da moddare. Infatti sono necessari diversi passaggi, un po' di attenzione, un pochino di comprensione di procedure che non sono proprio semplicissime, quindi a livello di semplicità risulta decisamente meglio prendere il telefono e utilizzarlo così com'è una volta tirato fuori dalla scatola. Ma quindi vale la pena o no moddare un dispositivo, ma soprattutto vale la pena moddare uno Xiaomi Redmi 5 Plus? Beh, secondo me alla fine dei conti la risposta è sì. Infatti questo telefono una volta moddato diventa estremamente piacevole a livello di esperienza d'uso e soprattutto ha un vantaggio che il telefono moddato non ha, cioè quello della Google Camera, che funziona benissimo e che ci permette di tirare fuori delle foto eccellenti da un dispositivo così economico. Vanno però ammesse due cose: innanzitutto che questa procedura di modding non è poi così semplice, che magari non è alla portata di tutti, e soprattutto che è vero che mi sarei aspettato di vedere un telefono estremamente più prestante rispetto all'altro, ma alla fine dei conti il telefono con MIUI se la cava benissimo e soprattutto ha delle prestazioni che talvolta superano di netto quelle del telefono moddato, quindi non mi sento di dire che c'è un chiaro e netto vincitore, ma che ci sono pro nel modding, pro nel tenere il software non moddato, ma soprattutto ci sono anche dei contro in entrambe le esperienze d'uso. Fatemi sapere però voi che cosa ne pensate nel box dei commenti qua sotto e soprattutto se avete moddato anche voi il vostro dispositivo. Un saluto al prossimo video per itball.com, Andrea Ricci.